Chiesa di San Panfilo a Spoltore con Anna Verna, responsabile dell'associazione Risveglio di Manuela. Che giorno è questo? Si celebra innanzitutto domani, sarebbe stato il compleanno di Manuela, e poi il 10 dicembre di un anno fa la realtà del Centro Risveglio di Popoli, per cui Manuela è il regalo del Centro Risvegli, è lei che ha pilotato tutto e ha fatto sì che io potessi avere questa forza e questo coraggio. È venuto anche il ministro Schillaci per l'inaugurazione del centro risvegli dal coma a Popoli, ma che momento vive? Certo, il ministro Schillaci è sempre presente e mi dice che appena sarà possibile verrà di nuovo a visitare il nostro reparto. È un momento veramente commovente perché in questa chiesa noi abbiamo dato l'estremo saluto a Manuela e oggi, questa sera, la commozione è così tanta che veramente non la so descrivere. Per tutte le famiglie che soffrono la situazione che lei ha vissuto, che cosa si sente di dire, signora Verna? Mi sento di dire alle famiglie che sto pensando solo a loro, perché questo centro sarà la cura, la speranza, il ritorno alla vita di chi nel buio non vuole più restare. Sindaco, oggi una giornata davvero molto importante per Spoltore e per questa associazione, il risveglio di Manuela. Sì, è veramente una giornata bella perché è il compleanno di Manuela e quindi è un momento nel quale la ricordiamo con tanto affetto anche per l'impegno molto pregnante che la signora Anna Verna conduce da anni in una battaglia che l'ha portata anche a delle belle conquiste, perché importanti, perché grazie a questo loro sforzo dell'associazione Risveglio di Manuela sono riusciti anche a realizzare il centro Risvegli nell'ospedale di Popoli, insomma veramente una conquista importante.